Zamenhof, le voci della pace. Musica e voce per l'Africa, per le popolazioni più povere, in particolare dei più vulnerabili, i bambini. Spettacoli e canzoni con l'obiettivo di realizzare 20 scuole in Sudan e un nuovo ospedale pediatrico in Angola. Premio Zamenhof 2010, le voci della pace a Niccolò Fabi. Ciao Niccolò e benvenuto. Grazie, grazie molte di essere qui. Grazie per tutto quello che fa. Qui noi abbiamo fatto una motivazione breve, invece il tuo lavoro è meglio così. È cominciato da tanto tempo, da alcuni anni ormai, no? Questo impegno in Africa. Tu hai scritto anche una canzone, io l'ho trovata su YouTube, Un uomo solo del 2009, dove dici: il gioco si cambia da lì dentro. Ma quanto è ancora lontana da noi la vera percezione di ciò che si vive in Africa? Africa, tu dici, è una parola da imparare bene e da ripetere. Ma ci sono veramente tantissime cose che si concentrano, e le canzoni, io mi occupo di quello principalmente. Sono, è vero, dei luoghi molto piccoli che spesso riescono a concentrare delle urgenze molto personali che riguardano i nostri sentimenti più privati, e allo stesso tempo magicamente riescono anche ad aprire delle finestre sugli altri, perché per quanto banale sia, condividiamo tutti le stesse identiche aspirazioni, le stesse paure, e quindi è evidente che la canzone nella sua piccolezza, è proprio perché piccola, riesce ad arrivare ovunque probabilmente, no? Si insinua. E l'incontro con l'Africa per me è stato casuale da una parte, come spesso poi alcune grandi trasformazioni partono anche da degli incidenti, e in parte poi è diventata una scelta. E, è un viaggio quello africano che sicuramente per chi l'ha fatto, è banale dirlo anche questo, però è quasi sempre illuminante. Non perché le sofferenze esistano solo lì, anche se è sempre un po' difficile fare delle priorità su dove bisogna intervenire, è evidente che se uno si rivolge all'Africa non è perché non considera importante tutto il resto, men che mai quello che ci succede molto più vicino. Però come simbolo il fatto di interessarsi a qualcosa che non riguarda la nostra quotidianità elimina il fatto che ci possa essere un interesse dietro quell'impegno. Il fatto di simbolicamente abbracciare una causa che riguarda la sopravvivenza dei bambini africani non è perché si dimentica che possono morire anche qui, anzi, ma proprio perché in alcuni luoghi la morte, per caso, dei bambini è una cosa quotidiana. Non stupisce, e il fatto invece di ricordarlo credo che sia assolutamente importante. Senti, tu fai parte dell'associazione Medici con l'Africa QAM, che è la prima organizzazione non governativa in campo sanitario riconosciuta dal nostro paese. Di che cosa si occupa? Sì, beh, ora festeggiano il 3 di dicembre 60 anni di operazioni importantissime in 7 paesi africani. È un modo di integrarsi con i sistemi sanitari locali, quindi sono di supporto sia agli ospedali governativi che agli ospedali diocesani, anche cercano di formare alcuni medici locali, non portano i propri ospedali ma portano le proprie conoscenze, la propria volontà di condividerle. Li ho conosciuti 2 anni fa per una campagna che loro stavano progettando, abbiamo iniziato a collaborare, siamo stati in Uganda a fare un documentario sul loro modo di sostenere il sistema sanitario della Karamoja, una zona particolarmente difficile dell'Uganda. Le vie si sono sempre di più abbracciate e stiamo continuando. Adesso abbiamo appena inaugurato un progetto che ricordavi sulla ricostruzione di un ospedale pediatrico in Angola, abbiamo già raccolto il denaro sufficiente per iniziare la,
là ci sono 20 scuole. Ma sì, insomma, adesso senza fare l'elenco delle cose, perché credo che l'importante è, indubbiamente, al di là del, per carità, dei premi che sono assolutamente piacevoli, sono dei riconoscimenti che senti, indubbiamente aiutano. Io te lo devo chiedere, tu hai vinto Sanremo. No, no, il premio della critica, sai, a volte conta più di una vittoria, di una vittoria quella, no, quella decisa, vabbè, insomma, lasciamo perdere, però il premio della critica un valore ce l'ha, questo è indiscutibile. Però insomma, cosa succede quando si vince un premio della critica a Sanremo, che io credo che chi ama la musica ed è un giovane, rappresenti comunque un traguardo, una tappa, un punto di riferimento, che cosa succede da vincere Sanremo e occuparsi dell'Africa? Cosa c'è in mezzo? Cosa scatta? Perché insomma, tu avevi vinto anche il disco per Star, Max Cazzetto. Sono riconoscimenti diversi, evidentemente, quelli del disco per l'estate e del premio Zamenhof, e forse messi uno accanto all'altro proprio rappresentano un po' la quintessenza di quello che fa, diciamo, il musicista, un artista, cioè il fatto di riuscire a mettere insieme la parte più leggera di intrattenimento, quella che ci porta dei piccoli godimenti all'interno della nostra giornata, con il fatto che questi godimenti a volte si possono trasformare in puntelli, stampelle molto importanti per la vita personale, e a volte perché mettono in condivisione questi sentimenti con gli altri e creano delle piccole grandi alleanze che poi possono essere una piccola spina dorsale della nostra società. Credo che non faccia del male avvicinarsi all'arte, credo che leggendo, ascoltando musica, dipingendo ci si allontana dalla violenza. Questo sono profondamente sicuro. L'Aquila con altri artisti, con altri tuoi colleghi, con altri cantanti, tu hai inciso la canzone che per fortuna ha avuto un grandissimo successo, perché sappiamo che Recavato era dedicato proprio alle popolazioni colpite dal sisma. La canzone si chiamava e si chiama, perché una canzone è eterna, Domani. Invece dal punto di vista della pace, del nostro sentimento della pace, della cultura dell'altro, del rispetto dell'altro, come vedi il nostro domani? Ma guarda, prima sentivo il professore parlava della inevitabilità di alcuni conflitti, anzi credo che il conflitto sia una dinamica che in alcuni casi è assolutamente connaturata con l'essere umano, e non è semplicemente sopraffazione e violenza, è confronto, anche un confronto duro, è un riconoscimento attraverso il diverso, l'opposto, ci mette in difficoltà. Qualsiasi persona che passi del tempo gomito a gomito con un altro vive a un certo punto un conflitto con la presenza dell'altro. L'altro è una presenza ingombrante nella vita di tutti noi, lo si può abbracciare e lo si può respingere attraverso una spinta. Questo è naturale, la vita del mondo passa attraverso anche queste repulsioni e questi abbracci. Quello che a me personalmente fa grandissima paura è che rispetto al passato, in questo momento specifico, il conflitto fa rima con profitto, e profitto è qualcosa che è diverso da una pulsione istintiva della contiguità di due esseri umani, è qualcosa di freddo, di calcolato, che ha a che vedere con il lucro, con l'economia e non con la naturale pulsione di umani. Tu sei laureato in filologia romanza, che è un ramo delle lettere. La prossima è basta. Dopo basta. C'è un curriculum. No, però insomma, filologia romanza, ti giuro che è un po' ho sbandato, te lo dico. Ci spieghi meglio, è uno studio delle lingue, no? È una branca delle lettere. Sì. Tra l'altro col massimo dei voti. Quasi. No, perché noi ce l'abbiamo pure all'Università di Macerata. Sì, la filologia romana adesso è ridotta in veramente in tre o quattro parole, però è qualcosa che mi ha affascinato perché aveva un aspetto un po' investigativo. Dallo studio dei manoscritti.
Nel mio caso specifico sì, perché io mi occupavo di fornire alcuni elementi ai filologi traendoli dai manoscritti, cioè nella letteratura medievale, nel passaggio, banalizzo, dalla lingua latina alla lingua romanza, quindi allo spagnolo, al francese, italiano, eccetera, la identificazione della volontà dell'autore e quindi della versione originale non è così automatico come oggi. I manoscritti, cioè le versioni originali degli autori medievali, spesso si sono disperse e quindi il filologo cerca di ricostruire attraverso la collazione, cioè il paragone dei manoscritti, qual è la versione originale, e il codicologo, utilizzando alcuni esperimenti più tecnici operati sulla pagina stessa, riesce a fornire al filologo dei dettagli che lo possono aiutare per capire qual è la copia e qual è l'originale. Vorrei invitare qui il consigliere regionale Gianluca Busilatti a consegnare il premio a Nicolò Favi. Giulia, possiamo passare il voyagisto di Floriano Ippoliti al consigliere regionale delegato dal presidente della giunta regionale delle Marche Gianmario Spacca. A Nicolò Favi, premio Zanimo 2010, le voci della pace. Della tua partecipazione. Ciao, grazie tanto. Gianluca, magari un saluto. A me devo dire che è stato davvero un grande piacere premiare Nicolò Favi, che qualche mese fa ha commosso tutti noi con la sua iniziativa Le parole di Lulù, con cui ha trasformato un momento di dolore personale in un momento di solidarietà pubblica, collettiva. E io quindi credo che sia un grande artista, perché un artista che con la propria arte riesce a far vibrare i nostri sentimenti e a comunicarci un'emozione e anche a insegnarci qualcosa, perché credo che le parole di questa sera di Nicolò Favi ci abbiano fatto capire che abbiamo premiato un grande artista. Quindi lo ringrazio. Grazie a te.